Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Persona 5 Royal. L'episodio scorso siamo poi usciti dal Memento, risolvendo il problema che ci era stato sottoposto da Mishima, mi pare, che c'era un bullo, sì, forse che dava fastidio, insomma, come quello che fanno i bulli, no? Cioè rompono i coglioni, ecco. Però lui in primis era quello ad avere problemi e quindi vabbè, l'abbiamo liberato risvegliandone il cuore prima che diventasse un palazzo e poi niente, siamo usciti. Tornando nel mondo reale, stiamo affrontando gli esami a scuola e nel mentre siamo saliti un po' di livello, diciamo, siamo un po' più intelligenti finalmente. E forse c'era salito anche qualcos'altro, non mi ricordo. Vabbè, comunque, ho dato da, diciamo, mangiare alla pianta, vediamo se. Per ora sembra in salute, ok, sì, perfetto, il concime ce l'abbiamo. Adesso dovevamo per forza dormire, sì, cercare il prossimo bersaglio e comportarci da studente modello. Allora, aspetta un attimo, però, mi metto al lavoro. Ah, per oggi lasciamo stare. Ah, niente possiamo fare. No. Aspetta. La TV. TV. Niente, riposi. Vabbè, dormiamo. Andiamo a dormire per stasera. Ok. Dormendo, mi pare che. So, una volta ci è capitato che aumentava leggermente il coraggio. Ah, sì, è aumentato anche il coraggio. Ecco, è vero, è vero. E infatti siamo andati dalla dottoressa, finalmente, e ci ha somministrato la sua pozione lì, vabbè. Comunque, che sonno, eh. Sono stato sveglio tutta la notte, dopo essermi reso conto che oggi è l'ultimo giorno di esami. Sì, diciamo, finora abbiamo affrontato tre, mi pare, di giornate. Su tre, una è andata malissimo. Le altre due, invece, bene. Tu, sveglio a studiare? No, ci ho rinunciato all'esame. Mi sono messo a giocare e prima che me ne accorgessi era mattino. Non passerai mai. Quanta virilità. Ti capisco benissimo. Non passerai mai. Beh, non è che perché qualcuno si deve aspettare qualcosa, allora tu. Cioè, solo se fai qualcosa, solo se qualcuno si aspetta qualcosa da te, no. Devi farlo anche per te stesso, ciccio. Fa niente. Nessuno si aspetta nulla da me, perciò non devo preoccuparmi dei voti. Che lei è mezza addormentata. Buongiorno. Io, guarda chi altro sta dormendo in piedi. Gli esami sono quasi finiti, perciò ho pensato di fare l'ultimo sprint prima del traguardo. Notevole, Lady Anne, sei di un'altra pasta rispetto a questa stupida scimmia qui. Non ti permettere, il tuo cervello è una nocciolina in confronto al mio. Le dimensioni non contano se dentro c'è solo l'eco, sai? Cosa hai detto? Vabbè. Mi spiace stare zitti, mi farete dimenticare tutto quello che ho stu. È la mia immaginazione? Devi andare in bagno. Che succede? Cos'è? Hai beccato un palpeggiatore o roba simile? No, non è quello, non è niente. Vabbè, lei sente che è seguita. Sì, ma qualcuno ci stava osservando, in effetti. No, una parte in anime. Era un po' che non c'era. Mm.
tutto simpa steo. Sioga nena. Coio. E ma che ma non ce lo inquadrano. マジでこいつ？お前の自意識過剰じゃね？君たち、何なんだ？それはこっちのセリフ。付きまとってた癖に。付きまとった？侵害だな。ずっとつけてたでしょ？電車の中から。それは。 Quello lì è quello della foto che ci ha sottoposto quella dell'interrogatorio, sì. Ti ho visto dalla macchina e non ho potuto fare a meno di seguirti. Non mi sono nemmeno accorto che Sensei mi chiamava, ma grazie al cielo ti ho raggiunta. Ok. Ma che? Sei la donna che cercavo da sempre, ti prego, vorresti... Aspetta un attimo, io... Fare da modella per la mia prossima opera d'arte. Così. Modella? Ciò che il ritratto sinora era incompleto, ma in te percepisco una passione ineguagliabile. Questo tipo è alquanto sospetto. Stai cercando di assumerla per qualche affare rosco? Collaborerai con me? Che ne cosa ne dici? Fennabello, si può sapere chi sei? Oh, dove ho messo le buone maniere? Sono uno studente del secondo anno di Belle Arti alla Kosei High. Mi chiamo Yusuke Kitagawa. Sono l'allievo di Madarame Sensei e mi è permesso di residere presso la sua dimora. Ambisco a diventare un artista. Intendi quel Madarame, lo stesso che l'altro giorno era Good Morning Japan? Japan, vabbè. Proprio lui. Lo conosci? L'hanno presentato come un artista giapponese super famoso e rinomato in tutto il mondo. Ma è lo stesso nome che abbiamo sentito l'altro giorno nei Memento, non mi ricordo. Non mi ricordo, va bene. Yusuke, mi pare abbia detto, vabbè. Io lo chiamerò Yusuke per comodità, va bene? Ecco, perdonatemi Sensei, arrivo subito. Quel vecchio è Madarame? La mostra di Madarame Sensei avrà inizio domani presso i grandi magazzini vicino alla stazione. Io sarò lì per dare il mio sostegno nel giorno inaugurale. Vieni anche tu, ti prego. Sarebbe splendido se potessi darmi una risposta sulla possibilità di farmi da modella. Immagino che non nutriate interesse per le belle arti, ma darò dei biglietti anche a voi.
Beh, grazie, Ebbene, spero di incontrarti domani. Quel tizio è fin troppo semplice da decifrare. Non aveva intenzione di andarci, vero? Invece penso di sì. Cavoli, com'è tardi, ci vediamo dopo. Lo è geloso. Come si permette di correre dietro a Lady Anne? Ho già memorizzato il tuo volto, Yusuke. Sì, ecco, lei ci aveva mostrato ma un bel po' di episodi fa. Me l'ho anche scordato, appunto. La foto di Madarame, quindi. È conosciuto l'allievo di Madarame per puro caso? Una coincidenza troppo perfetta, al punto che mi chiedo se tu stai dicendo la verità. Guarda... Ma va bene così. Quello che più mi interessa è il tuo metodo. È vero che Madarame era un criminale imperdonabile, meritevole del disprezzo che lo ha travolto. Era un adulto che ingrandiva la propria fama e fortuna a spese del sostentamento dei bambini. Un criminale... Ma come hai fatto a scoprire in così poco tempo dei crimini che erano rimasti celati tanto a lungo? Nel metaverso non mi ricordo. Io non. Tutto questo non ho capito se ci vuole aiutare. Devo dire la verità. Non mi ricordo. Non lo so. Vabbè, diciamo dai, nel metaverso, tanto forse non capisce. Visto. Di nuovo la storia del metaverso. Ok, supponiamo che il cuore di una persona, come hai detto, possa essere risvegliato rubando il suo tesoro. Sì, tanto stiamo raccontando quello che ci è capitato. Stiamo sulla verità. In tal caso sorge un sospetto differente. Gente impazzita che ha perso conoscenza senza più riprendersi, come nell'incidente in metro. A seconda di come lo interpreti, quel fenomeno può essere anch'esso considerato un risveglio del cuore. Ah, quindi sei in qualche modo coinvolto anche in questi eventi? Ah, quindi mi stai dicendo che quel famoso incidente avvenuto in metro della persona che poi è impazzita è la conseguenza forse di ciò che accade se si uccide il, diciamo, colui che risiede nel palazzo? Allora, perché finora alla fine noi non abbiamo mai ucciso nessuno. Persino Kamoshida, Han lo ha risparmiato. E poi lui si è riunito al suo vero io. Quindi forse c'è qualcun altro che invece la pensa in maniera diversa e pur di farla pagare uccide senza pietà, diciamo, i reggenti dei vari palazzi. Non voglio dirlo, non lo so. Io no, sicuramente non c'entro niente, quindi... Vabbè, diciamo non lo so, dai. Capisco. Iva, Madarame no ken no tsuzuki o hanashite. Jijitsu dake o kankketsu ni o. D'accordo, continua a parlarmi del caso di Madarame. Sii conciso e raccontami la verità. Mm-hmm.
Vabbè, tanto siamo a scuola. È l'ultimo giorno di esami, eh. Alcune delle domande erano parecchio toste, guarda. Una sì. Ok, beh, non sei andato così male. Dovresti aver fatto un punteggio decente, no? Beh, 2 su 3, dai. Finora, 2 giorni su 3. Ma quindi nessuna domanda oggi? L'ultimo giorno di esame? Vabbè, non so. Finalmente ho finito con gli esami. Ehi, andare a fare una seduta? Ho visto che chiamavano i ragazzi della pallavolo. Oh merda, ho frainteso la domanda. Già, mi sembra di dover proteggere quell'insegnante. Vabbè, quindi nessuna domanda. Mi aspettavo un altro test. Vabbè. È finita. È finita. Omae, dove datta? Te com'è andata? Con quale voce? Vabbè. Sono fiducioso, è finita. Non mi preoccupo. Sono tranquillo. Ah già, non ci avevo pensato. Invece dovresti. In ogni caso possiamo smetterla di parlare degli esami? Le valutazioni arriveranno la settimana prossima. Invece di concentrarci su cose ormai passate. Che stai guardando? Il solito sito. È inutile, non c'è uno straccio di informazioni interessanti. Arrivano sempre meno post. Non lascerò che il nostro primo successo sia anche l'unico, ok? Non c'è motivo di essere ansiosi, comunque. Idea, perché non andiamo a mangiare qualcosa? Ci è avanzato qualche soldo dall'altro giorno, a voglia. A voglia. Allora voglio del sushi o delle anguille d'allevamento. Non ci è avanzato così tanto, ascolta, parla per te, eh. Ah già, abbiamo dei quei biglietti per la mostra di Madarame. No, aspettate, domani. Vabbè, esagera sempre. Non dirmelo, è stato amore a prima vista con quel tipo, Yusuke. Non è come pensi. Certo che no. Che nello speciale che ho visto in TV le sue opere erano stupende. Poi abbiamo i biglietti gratis. Inoltre potremmo approfittarne per scoprire di più su quel che abbiamo sentito nei Memento. Madarame, giusto? Io sono curioso, magari una concina anche io sono curioso, eh. Anche perché comunque dobbiamo affrontare lui. Quanto anche lì c'è il suo manifesto lì elettronico. A parte questo, che ne faccio degli altri 2 biglietti? Non vi vanno un po' di belle arti per una volta? Belle arti, eh? Io dico che dovremmo andarci tutti insieme. L'arte... discorso lungo. L'arte rafforza il carattere. E un lato fantasma incapace di identificare un originale fa schifo. Vabbè, sicuramente. Beh, se proprio ci tenete. Allora è deciso. Sarà divertente, dai. Già solo la frase andare a fare... no, andare a una mostra d'arte mi fa sentire più matura. Vediamoci domani all'ingresso della mostra. Va bene, ma per oggi posso andare a vendere... no. No. Ho un sacco di roba da vendere. Vabbè. Ma domani dobbiamo andare a quella mostra con Lady Anne. Voglio proprio scoprire se Madarame ha qualcosa a che fare con il nome che abbiamo sentito nei Memento.
certo, ma non dobbiamo tardare. Meglio evitare di uscire. Cosa vuol dire? Io posso anche... Continua a pensare a quel che ti ha detto Nakanohara. Forse parlava del famoso artista Madarame? Non mi ricordo. Questi nomi. Potrebbe essere... Dai, ottima intuizione, così. È un cognome raro, in effetti è anche difficile da pronunciare. Ecco, dai su. Avete mai sentito altri che si chiamano Madarame? Non è affatto comune. Se è vero, Kitakawa-kun sta studiando con un maestro corrotto. Un mostro, vabbè, probabilmente anche un mostro. Un maestro che tratta le persone come strumenti. La vita di Kitakawa-kun deve essere terribile. Dobbiamo indagare. Vabbè, però dico, cioè, posso anche uscire, basta non fare troppo tardi. Vabbè, comunque. Domani penserò io a ascoltare Lady Ansi, va bene. Giù posso andare almeno, ok. Lui, niente. Ma è la prossima volta, se mi ricordo e se ho voglia, passerò il tempo con Sojiro, dai, vediamo. Perché mi sono messo in casa un ragazzo così? Sarò diventato vecchio. Starò diventando vecchio. Adesso siamo intelligenti. Diligenti. Magari mi guardo un film. Vediamo, aspetta. Devo darci qualcosa. Ah già, sì, esatto. Questo devo vedere. Investigatore alle prese con casi soprannaturali. Ti infonde coraggio. Sì, dai. Dai, guardiamo. È la storia di un investigatore che cerca di scoprire la verità dietro ad alcuni eventi soprannaturali. Ehi, perché vorresti conservarla? La curiosità uccide, sai. Abbiamo guardato The X-Folders fino all'ultima puntata. Scommetto che guardando questa serie hai evocato un po' più di coraggio. Sì. Ok. Siamo audaci, diligenti, interessanti, decenti, perizia. L'unica è la gentilezza, è rimasta un po' indietro. Adesso vediamo, dai. Studiamo subito il DVD. E sta facendo tardi, andiamo a dormire, ok? Dove va questa linea? Oh, la mostra dovrebbe essere inaugurata oggi. E piove. Quanta gente, vorrei tornare un'altra volta. Mi piace molto, ma costa troppo. Forse dovrei chiedere un prestito addirittura. Voglio vederlo, andiamoci insieme. Madonna, quanto costa il biglietto? Prestito. Quanta gente. Il no baratara mendo dakara. Amma tete kunnayo. Ci romperanno le palle se ti vedono, quindi cerca di non sporgerti troppo col muso, ok? Fide, è proprio... ecco. Sei venuta. Ci siamo anche noi, eh? Già. Siete venuti davvero? Cosa ti aspettavi quando ci hai mollato quei biglietti? Cercate di non dare fastidio agli altri visitatori, ma scusa, non è che siamo... Ora vieni, ti faccio fare un giro. Vorrei anche parlarti del ritratto che ho in mente di realizzare. Beh, a dopo, ragazzi. Se la caverà Lady Anne? E se la trascinasse dietro qualche dipinto per fare voi sapete cosa? Beh, lui è sempre esagerato. Ti ho detto di non farti vedere, Davvero siamo venuti qui per guardare dei quadri? Non possiamo tornarcene a casa? Indaghiamo su Madarame. Voglio restare. Indaghiamo su Madarame. Temo ci tocchi girare la mostra almeno una volta. Da dove dovremmo cominciare? Eccolo lì.
この間のじいさんだ。Quel vecchio dell'altro giorno. 先生のイマジネーションにはいつも本当に驚かされます。Ogni volta rimaniamo stupiti della sua immaginazione. すべてを一人の人間が描き出したとは到底思えない縦横無尽の作風。Possiede uno stile dinamico. È difficile credere che sia tutto opera di una sola persona. 一体どこからこれほどの着想が? Dove riesce a trarre la sua ispirazione? そうですな。言葉で伝えるのはなかなか難しいのですが。Beh, piuttosto difficile spiegare la parola. Beh, ma se prima la... Cos'è, un avvocato quella, mi pare, non mi ricordo più. Ci aveva presentato all'inizio. Ha detto che c'entravano i bambini. Non è che magari fa dipingere ai bambini o, non so, costringe i bambini a... dare sfoggio della loro immaginazione e poi lui gli ruba praticamente le idee. So, forse. また一つと泡が浮かぶように心の内から自然と湧き出てくるのですよ。Ogni opera sgorga naturalmente dal profondo del mio cuore, come i getti spumosi di una fonte. 自然とですか? Naturalmente, dice. 重要なのは金や名声などの属性から離れることですな。Ciò che importa è allontanarsi dai desideri materiali quali il denaro e la fama, scommetto che sono due cose invece a cui ambisce, ancora di più. Il mio atelier è una modesta baracca, ma è più che sufficiente per inseguire la vera bellezza. Abaraya? Una baracca? Naruhodo. Mushinga uchinaru bi o sodatete kureru to. Capisco, perciò svuotare la propria mente permette alla bellezza interiore di emergere. Tuttavia, è sorprendente sentir pronunciare la parola baracca da grande artista Madarame in persona. Capireste se la vedeste con i vostri occhi. Abaraya te kotoba, tashika. Parola baracca mi ricorda qualcosa, ah sì. Madarame-sensei, kiteru no? Madarame-san è davvero qui? Asoko! Questa parte. Beh. Yappari shonichi kite yokatta. Meno male che sono venuta il giorno dell'apertura. Ehi, smettetela di spingere. Kito osugi daro. Ci sono troppe persone per i miei gusti. Mi stanno schiacciando. In ogni caso cerchiamo l'uscita, vedi non morire, ok? Addirittura. Non sapevo esistessero così tante forme d'arte giapponese. Solitamente ci si concentra sul proprio stile. Sensei tuttavia ha realizzato tutto di suo pugno. Lui è speciale. Yusuke. ここにいたのか。Eccoti qui, Yusuke. 先生。先生。昨日の子だね。楽しんでもらえているかな。Ah, la ragazza di ieri. Ti piace la mostra? 本当、すごいっていうか、うまく言えないんですけど。Non saprei come dirlo a parole, ma è davvero incredibile. 何かを感じてもらえる。それだけで、我々画家は本望だ。Riesce a percepire qualcosa dalle tele. Già questo basta per soddisfare noi artisti. Ti auguro di realizzare un'opera meravigliosa, Yusuke. Adesso, se volete scusarmi. Di solito ti aspetti che gli artisti siano un po' schivi, ma lui sembra davvero cordiale in apparenza. Apparenza. Esattamente. Oh, eccolo, il dipinto che volevo vedere di persona. Questo? Suppongo rappresenti la rabbia del pittore? Non ne sono sicura, ma ci vedo un'enorme frustrazione. Pensare che una persona così solare e gentile possa realizzare un'opera simile. Qualcosa non va? Non farci caso.
こんな絵よりもっといい絵がある。さあ、こっちだ。Ci sono opere migliori di questa. Vieni da questa parte. Oh, ciotto. Ehi. C'è qualcosa di strano, però. Oba-chan no hiji ga moro. Quella vecchia mi ha dato una gomitata. Vabbè. Kedo, okage de omoidashita ze. Ma grazie a lei ora mi ricordo. Che cosa? Ma kikette. Beh, lasci... Ho detto che cosa? E guarda un post online. Ora, ecco, guarda. Scusa, sto guardando. Perché ve ne siete andati senza di me? Non hai capito, siamo stati trascinati via da questa folla enorme. Ma io, omae mo kore miro yo. Comunque, vieni a dare un'occhiata anche tu. Kono kakikomi. Madarame no koto kamoshinne. Questo post potrebbe riferirsi a Madarame. Nante? Cosa dice? Nihonga no taika ga deshi no sakufin o tousaku shite iru. Terebi wa omote no kao shika houjite inai. C'è un maestro dell'arte giapponese che plagia le opere del suo allievo. Ah, ecco. Solo il suo volto finisce in TV, quindi forse sono di Yusuke allora le opere. Non so, però l'avvocato ha detto, parlava di bambini. Oh, non lo so, vedremo. Comunque, in ogni caso, è un criminale. Tōsaku? Plagia? Saisho ni mita toki wa nanto mo omawanakatta kedo. Abaraya de Madarame dakara na. È strano. Non ci avevo dato molto peso la prima volta, ma quando ho sentito Baracca e Madarame, ding, ho avuto l'idea. Sumikomi sasete iru deshi no atsukai wa hiroku. Ah, ecco. Koki tsukau dake de. Tratta in modo orribile gli allievi che vivono con lui, non gli insegna nulla e li comanda a bacchetto. Sì, quindi ok, cioè, allora, magari quella... Allora, secondo me quella che, di cui Han ha detto che gli piaceva, quella che esprimeva rabbia, eccetera, in realtà era di Yusuke. Per quello Yusuke ha fatto quella faccia lì, era un po' turbato, e magari le altre sono di altri, quindi ha il suo gruppetto, diciamo, un po' come Kamoshida con la scuola di pallavolo, ecco. È un trattamento disumano, come se stesse ammaestrando dei cani. Oltre al plagio, gli abusi. Se fosse vero, sarebbe uno scandalo clamoroso. Mi chiedo se non sia stato Kitagawa-kun a postarlo. Insomma, lui è un suo allievo. Chi lo sa, è anonimo. Magari Yusuke l'ha fatto, eh. In tal caso, per questo c'ha... Con la scusa della modella... E poi ci aveva visto... Forse uscire dal memento... E quindi forse ha capito... Che la storia dei fantasmi è vera e quindi con la scusa della modella di posare come modella ha catturato, vuole catturare la nostra attenzione. Ecco, in tal caso è possibile che il Madarame di cui abbiamo sentito parlare nel Memento sia la stessa persona. Un uomo del genere che compie atti simili. Mi domando se possiamo chiederlo direttamente a quell'ombra. A dire il vero, ci basta parlare con lui nella realtà. E come gestiamo la cosa? Andiamo lì e gli spieghiamo tutto, compresi Memento? Sole ni, genjitsu omote datte ugoitara. Madarame honnin ni bareru kanosei mo aru ze. Inoltre, se facciamo tutto alla luce del sole, c'è il rischio che Madarame lo venga a sapere. Sokka, so da ne. Ah, già, avete ragione. Omae wa Madarame no koto dou omou? Hayashiku ne? Tu che ne pensi di Madarame? Non ti sembra sospetto? Sospettissimo, guarda. Certo che sì, certo che sì. Dai yo na. Gūzen ni shichatte ikisugi da.
Vero, si incasta tutto troppo bene per essere una semplice coincidenza. Se questo posto è vero, siamo di fronte all'obiettivo che stavamo aspettando, no? E lui poi è famoso. Beh sì, ma... siamo davvero convinti? Comunque alla fine ho deciso di fare da modella o no? Kitagawa-kun mi ha dato il suo contatto. E l'indirizzo dell'atelier del suo sensei. Ha detto che vive lì, giusto? Tempismo perfetto. Proviamo ad andarci domani. Faremo visita alla casa di Madarame subito dopo la scuola. Volete che posi come modella domani? È troppo presto. Ma tu... Cosa? Andremo solamente a scambiare due parole con Kitagawa. Intendevi questo? È arrivata sera. Comunque, dobbiamo scoprire se quelle voci su Madarame sono vere. Se lo fossero, potrebbe essere proprio ciò che ci serviva. Il programma di televendita in onda oggi, ok, è vero, domenica. Allora, andiamo a fare shopping. Allora, fa vedere... pacchetto allevia allergie, perché è stanco di star male. Maschera calmante, gocce per occhioni, 20 gocce, tutto in un solo set, incredibile. Oppure dono cure cosmetiche per chi cerca la pace mentale. Diffusore di aromi. No, prendo il primo, va. Vediamo quanto costa. Cioè, questo che mi sembra più... pacchetto allevia allergie, placa la confusione e le vertigini. Dono cure cosmetiche, un set regalo di prodotti per la salute e la bellezza amato dalle donne in carriera. Questi sono regali. E io volevo questo. Però io quasi mi faccio tentare. Chissà che in futuro magari ci possano tornare utili questi. Quindi dai, prendiamo questo. Così. E via, lo rendiamo ricco quello lì della televendita. Ok. Ok, va bene. Arriva domani, perfetto. Qui niente, fa vedere la mappa, qui non c'è niente. Volendo posso uscire, ma... dobbiamo pensare a domani, niente, non ci fa uscire. Studiare... ma guarda, dai, diamo una pulizia, dai. Perché fissi il bagno? Devo pensare. Ora di pulire, va. Ok, dai, così aumentiamo un pochino la gentilezza. Ecco, poi lui apprezza. Ok. Ok. Va bene. Guarda come splende. Tutto splendido, splendente. Ok. Oh, siamo saliti, siamo gentili, vai, siamo tutti con tutto a livello 2. Perfetto. La tua gentilezza è diventata da inoffensivo a gentile. Ok. Ci è avuto più del previsto, ok. Ecco, il suo giro ha apprezzato. Va bene. Già, hajimerune. E là, sono il dottor Marucchi. Ah, fa anche da insegnante? Sono il vostro consulente scolastico. Grazie alla scuola ora posso parlarvi anche al di fuori delle sedute. Vorrei parlare un po' di come la salute mentale e la percezione può influenzarvi. Tranquilli, non voglio stressarvi o cose simili, rilassatevi e ascoltate. Voi ragazzi, quanto ne sapete della mente emotiva? Capite, quello che succede nella vostra mente può incidere sul vostro corpo in maniera significativa. È stato provato che potrebbe anche guarirvi, a seconda del vostro atteggiamento.
Dunque, Pardukun, cioè tutta la classe, poi sempre io, voglio dire. Come si chiama il fenomeno per cui basta credere al potere di una terapia per ottenere miglioramenti? Cos'è? Effetto placebo? Sì. Effetto placebo. Questo lo sapevo. Ok, sì, esatto. Alcune persone specificano che il placebo non ha capacità curative, ma anche se non ha effetti chimici, il farmaco può alterare la percezione e favorire un miglioramento. D'altra parte, chi non crede all'efficacia del farmaco potrebbe anche peggiorare. Quello è il nocebo, questo non lo sapevo. C'è anche il contrario, esiste. Sì, te la domanda, non ci sono proprio. Forse dovrei chiedergli di prestarmi i suoi appunti. Ecco, se rispondo bene... Vabbè, devi essere lo sveglio, vabbè. Un po' di intelligenza aumenta. Ok. Conoscenza. Solo un esempio, ma il punto è che corpo e mente sono più connessi di quanto crediamo. Quindi è importante che non vi sforziate troppo. Ricordatevi, anche la vostra mente ha bisogno di riposo. Il mio compito è aiutarvi in tal senso, quindi quando siete giù di morale venite in infermeria. La mente influenza il corpo, eh? Pensi che credendoci abbastanza diventerò umano? Non credo. La mostra di Madarame è fantastica, devi vederla. Ultimamente sono un po' giù, forse dovrei andare a una seduta. Chi avrebbe mai detto che l'arte potesse essere così esplosiva? È già stata una seduta? La mostra di Madarame? Fino a quando durerà? Tsuka, densha de idou suru kaito tte yo. I ladri fantasma che si spostano in treno, esattamente come faccio tutti i giorni per andare a scuola. Il treno è il modo più veloce per arrivarci, e poi a bordo sono ammessi gli animali. Ehi, chi stai chiamando animale? Zitto Coso, guarda che non abbiamo pagato la tariffa per gli animali. Sono io quello che vi guida, dovreste chiamarmi maestro. In effetti. Gattino. Cavolo. È suo quell'animale, signore, l'ho sentito miagolare. È un peluche, lo sei immaginato, è solo un mostro. È un peluche. È un peluche. Sì, è solo un giocattolo. Se gli schiacci la testa, miagola. Sentito, Leo, premigli la testa. Tutto ciò è assurdo. Ecco. Miau. Ma ancora. Premo con delicatezza, premo con forza. Vai col botto smash. Aspetta, no, dai, poverino, povero Morgan. Facciamo premo con delicatezza. Sono gentile. Ecco, fare anche le fusa, visto? È carinissimo, voglio sentirlo di nuovo. Amico, il gatto sta sbavando. Prossima fermata Shibuya, apertura porta a sinistra. Ma la nostra fermata. E ci vediamo, ciao ciao. Bye bye. Allora, che linea dobbiamo prendere? Non sembra che ci siano stazioni nei pressi di quell'indirizzo. Addirittura, in pratica la stazione più vicina è questa. Che? Dobbiamo fare il resto della strada a piedi? Che razza di Ado Fantasma è uno che prende la metropolitana, poi scende e se la fa a piedi?
Smettila di lamentarti. Deve essere una baracca. Anche se il suo quartiere è questo, normale per un artista famoso. Il tragitto più breve passa per la piazza della stazione, poi per Central Street. Muoviamoci. Ah, ok, quindi... Ok, ma io credo che... salverei un attimo e poi andiamo a trovare... il nostro Madarame.